Ok, ci siamo. Buongiorno e buon sabato santo, e mi raccomando sempre il nostro motto che è sempre tutto a posto. Bene, allora spero di non annoiarvi troppo con tanta chiacchiere, ma io la faccio perché voglio che poi il risultato ci sia. E allora per essere un risultato ve lo devo spiegare bene una cosa. Partiamo con il nostro pezzo di carne che vi disse che è buonissimo, fatelo che poi sarà una grandissima sorpresa. Eccolo qua, un bel pezzo magro, vedete? Bene, semplicissimo da fare. Allora, eccolo qua, sugna e lo andate a massaggiare. C'è Ciro Coppola, Francesco Pirone. Ciao Ciro. Francesco carissimo, Laura Galavotti che ci stanno salutando. Saluti a tutti, ciao Laura, eccolo qua. E lo massaggiate, mi raccomando, un massaggio. Gli dovete fare il massaggio come vorreste che lo facessero a voi. Bella, con calma. E intanto rilassato, Luigi Rutrario che si era anticipato procurandosi la carne. Ciao Luigi, dice che lui è pronto ed è. Ok. Chi ha tutti gli ingredienti può procedere così, chi non li ha prende spunte domani, oggi, più tardi, vi fate la spesa, ve lo preparate, perché il mio consiglio è prepararlo oggi, perché domani con tutte le cosine che mettete in mezzo dovete solo metterli al forno, sia questo che lo sformato. Per questo vi consiglio, vedete, un bel massaggino, vi dicevo, come vi piacesse come facessero a voi. Bello. Ci saluta Luigi Rollo. Saluti carissimo Luigi, ciao. Maria Romano dice ci siamo mancati ieri, ciao Maria, buongiorno. Ciao Maria, buongiorno anche a me, ieri ci mi hai fatto il venerdì di passione, eccolo qua. E una Grafos volta... Grafos che pure ci segue sempre. Ciao Raff. Grafos Grafos. Grafos Grafos. Intanto Angelo Fiorellato dice Peppe ci manca il tuo a fare purtie. Ehi, se moriamo i vetri. Hai capito Angelo? Ce ne saranno due o tre secondo me. Allora, una volta fatto questo lavoro, vi ripeto, è semplicissimo. Lo salate leggermente. Lo salate. Non ne mettete troppo di sale perché poi se ce n'è bisogno ce lo mettete quando lo mangiate. C'è Paolo Fraddanna che chiede chef buongiorno che cosa prepariamo di bello? Buongiorno, facciamo una pancia di maiale in porchetta che ha fine rumore, una bomba. Poi questo qua, vabbè, via facendo vi spiego con questo poi che ne possiamo fare mille usi, dal caldo al freddo, freddo è straordinario. Allora una volta massaggiata... Per bene, mi raccomando, come mi piace a me, con calma. Tre bei rami di rosmarino, se riuscite a trovarli, li adagiate sul fondo della teglia. Eccola qua, vedete? Riesce a farla vedere, sì? Sì, sì, sì. Ok. Pepe, mettiamo un po' di pepe. C'è il nostro Ciro Coppola che ci fa sempre una marea di complimenti. Ciao, Ciro! Ciro, grazie. Ciro ci fa complimenti di parte, Ciro. Eccolo qua, una bella spolverata di pepe nero. Luca Martinelli che ci saluta, buongiorno Luca. Ciao Luca, buongiorno a te. Eccolo qua, no, arriviamo qui. Allora, prendiamo il resto del rosmarino. Ci vuole un po' di rosmarino, ci vuole. Eccolo qua. Così facendo, uccidiamo pure meno agnelli. È vero? Allora, io il pezzo in macellaio difficilmente ve lo dà bello squadrato come ve l'ho fatto vedere io. E neanche a me l'ha dato così, l'ha dato come l'avrebbe dato a voi, tutto storto. Eccoli qua tutti i pezzi che io l'ho rifilato, bello, vi fate un bel pezzo rettangolare o quadrato, che è bella pure la forma. Da questo qua... Vi fate un ragù che è una bomba atomica, buonissimo, questo è un ragù fatto con la pancia di maiale, la parte meno pregiata ma penso tra le più saporite dell'animale.
Allora, intanto c'è Karen Phillips che ci saluta. Ciao Karen, è sempre un piacere sentirti. Allora, guardatemi un attimo. Rosmarino, aglio schiacciato sopra. Abbiamo una domanda da Riccardo Picchianti, però relativa alla pastiera. Dice la conservazione in frigo? Conservazione in frigo e la pastiera inizia a essere la vera pastiera dopo un paio, secondo me dopo un paio di giorni. E la mantenete in frigo pure per una settimana se mantiene a filo comune. Anzi, più rimane in frigo, più si stabilizzano i sapori, i profumi e più è buono. Com'è venuta intanto? Ti è piaciuta? Francesco Pirone dice che le pizze fatte con la tua pasta brisée hanno fatto i buchi a terra. È normale fare i buchi a terra. Grazie, grazie. Allora, una volta preparato il pezzo di carne. Ci saluta Luciano e Giuseppe D'Antuono. Carissimo Giuseppe, è un piacere, ormai appuntamento fisso. Andiamo a poggiare sulla nostra base di rosmarino. E noto che si è collegato anche il nostro caro Don Salvatore. Carissimo Don Salvatore, è il nostro mentore. Allora, mettiamo qualche altro spicchio di aglio, giusto un pezzettino di sugna sotto con un guasciamano. Non mi preoccupate, dopo questo vi dico che fa questa sugna e tutto questo sugo che ci sta sotto. È una cosa da sballo. Allora, che facciamo? Posizioniamo ai lati. Vedete? Patate e cipolle, più o meno, scegliete più o meno se ci riuscite della stessa dimensione. Angelo Galasso da Milano Ciao Angelo, ci vuole fare i migliori auguri di una Santa grazie Pasqua. anche a te. Mi raccomando, un altro poco e risolviamo tutto. Alfonso Sabatino dice: ieri ho fatto la devozione, stanotte sono stato come un re. Grazie. Giuseppe D'Antuono dice: le pause ci fanno male, non dovete abbandonarci. Hai ragione. E Eccolo anche Francesco Napolitano, buongiorno qua. Ciao Francesco, Francesco. sempre presente e chiede come stiamo. Tutto bene tu? Tutto a posto? Pulite il tagliere, mi raccomando, non gettate niente, pulite il tagliere del pepe, del lardo, della sugna, del rosmarino, dell'aglio. Non gettate niente, mi raccomando. Ciro ci saluta da New York. Da New York. Sì. Ciao Ciro, che si dice a New York? Ricci Cerullo da Zurigo. Ciao Ricci, Zurigo. Tutto a posto. Tutto a posto, eccoci qua. Adesso basta solo metterlo in forno 170-180 gradi, ventilato, statico come lo tenete voi, come lo volete voi. No, come lo volete, come l'avete voi a casa, e lo lasciate lì per 2 ore circa. Questo è un pezzo di carne che mi ha insegnato mia sorella Santa Teresa, la più grande di noi 6 figli, e vi posso dire che è veramente straordinario. 2 ore, 170, ogni tanto sarà bello brunito fuori, coloratissimo, ma non vi preoccupate, è troppo buono, alla fine è una bomba. Però voi a più o meno a un 40-50 minuti andate a controllare le verdure, perché saranno delle verdure arrosto, arrostite nel grasso, e per questo solo loro sono una bomba. Le togliete e le mettete da parte con un foglio di carta argentata e lo mantenete in caldo. E continuate la cottura del pezzo di carne. Se non sono cotto 40 minuti, controllate a 50 minuti, mi raccomando, però non dimenticate le dita, perché il pezzo di carne, la cottura è molto più lunga, le verdure si rovinano. Una volta che il pezzo di carne è cotto, io questo l'ho preparato per 4, fate un bel pezzo di carne, una patata, una cipolla, un po' di fondo di cottura sopra e facite boom. Lo potete accompagnare, e ci sta in modo divino, con un po' di ricotta salata. E vi dico che veramente. Poi potete accompagnarlo con quello che volete: carciofi arrostiti, carciofi affogati, piselli stufati, fava, quello che tenete ci volete mettere. Però questa qua, questa vettura che cuociono nel grasso, così sono a fine comune.
nel sugo che rimane sotto e che sa che è proprio una libidine, ci potete mantecare un quarto di pasta o pasta lungo o pasta corta, la cuocete totalmente in acqua, la scolate e ce la mantecate dentro, poi la condite fuori dal fuoco con pepe e pecorino e non morite più, è buonissimo. La carne che vi rimane invece la tagliate sottile, tipo prosciutto, sotto l'affettatrice per farvi capire lo spessore, da fredda. E la mettete su un bel crostino di pane caldo spalmato con un poco di ricotta salata. Tutti questi sono tutti consigli per gli avanzi. Vi rimarrà la carne, vi rimarrà la ricotta, vi rimane un pane, vi rimane un tortano. Riscaldate il pane o il tortano, spalmate di ricotta e ci mettete questo pezzo di carne, i ritagli di questo pezzo di carne tagliato sottile sopra e vedete che voi mangiate e vi ricorderete sicuramente di me. Accompagnate soprattutto con due fave fresche e tutte queste cose qua. Antonio Vorraro e Ciao Riccardo Antonio, ci fanno i complimenti per la pastiera, l'hanno Riccardo. replicata ed è davvero favolosa. Bene, grazie, grazie Riccardo. Eccolo qua allora il pezzo. Adesso voi, chi lo ha preparato, Se puoi anche senza ripetere. patate, potete passare avanti, non è un problema. Donato Uscello chiede di ripetere il tipo di carne utilizzato perché adesso si è Una collegato. pancia di maiale senza cotiche, il lato più attaccato alle costine di maiale e senza osso. L'importante è che sia magra. Una volta preparato, lo coprite, se lo fate oggi in giornata, lo mettete in frigorifero. Domani alle 10 e mezzo, 10, lo infornate. Per mezzogiorno e 10 sarà cotto. Poi metteteci uno spuntore, vedete che scenderà bene dopo le 2 ore. Lo togliete dal fuoco, ci mettete un po' di carta argentata sopra e lo mettete da parte. Mentre passa il tempo, mentre vi mangiate l'antipasto, mentre vi mangiate il primo, arriverete per le 2 e mezzo che è bello tiepido, temperatura ambiente, che va consolata, ma mangiate, non va cucita, ma mangiate tutto pizzicato. Spero di essere stato chiaro. Eccolo qua. Solo così parlo su Luis. Eccolo qua. Ecco qua. Veniamo a noi con il nostro sformato di pasta. C'è qualche richiesta, infatti Riccardo Liso dice: Chef, a quando i baccheri lardiati? Dopo le feste li faremo, per ora quello ci vorrebbero. Io sai che per chiederlo, sai, penso che li avrai provati, che li faccio con i sammazzano freschi e sono una cosa esageratamente buona. Però li faremo lo stesso, faremo un'allardiata con un buon sammarzano pelato, una buona conserva. Allora. C'è Giovanna Vanacuore. Ciao Giovanna. Ciao, 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 ciao. Allora, tagliamo un paio di cipollotti. Ancora Emilia Balzano che chiede le cipolle pelate, vero? No, le cipolle ci sta, senza pelare ci Adesso. sta la, come si dice? Ho La ripreso. pelle vicino c'è, fai vedere, sì, ci Sì. sta. Ecco Vieni, allora. Eccoci. C'è Franca Di Mauro, buondì gustoso. Ciao Franca. Ciao Franca. Allora, partiamo con un filo di sugna e un cucchiaio d'olio e mettiamo. Chi non ha la sugna può usare il burro, chi non ha, potete usare benissimo solo olio. Io non la uso molto spesso, però in questi periodi è proprio Napoli la sugna, è per questo. Nanni Coppola dice che è uscito un mostro il casatiello. Ah sì? Mi fa piacere. Ancora Giuseppe Arpino ci chiede se è tutto a posto. Tutto a posto, grazie a te. Spero di sì, Giuseppe. Sì, Emilia, sia le patate sia le cipolle sono con la buccia. Mi raccomando, controllatele dopo una quarantina di minuti. Allora tagliamo il nostro, diciamo, la nostra sorta di guanciale, un'altra specialità che. C'è Francesco Di Paola che dice sei unico chef. Ciao Francesco, grazie mille. Questa specialità, dicevo, la produce sempre questo amico mio.
Pietro Bologna sul lago di Bolsena, è una sorta di guanciale magro da parte dell'acqua del sottogola che è attaccata al collo. E per questo è molto molto saporito e molto magro. Però voi potete mettere benissimo pancetta. Io metto questo perché questo avevo e mi fa piacere usarlo, così domani lo mangio con questo, ma potete mettere benissimo pancetta, guanciale, quello che avete in casa. Se non tenete questo, avete un po' di capocollo, mettete un po' di capocollo, avete un po' di soppressata. Avete salame secco, quello che avete, non dovete assolutamente preoccuparvi di comprare cose che già avete in casa. Tanto vi Francesco Libartiti risparmiate. dice buongiorno, però niente più pause, ok? Dall'Australia ci segue. Sì, ciao Francesca, lo so. E Allora. intanto Max Gallotti dice con queste bombe stiamo ingrassando a vista d'occhio. A chi lo dice? A me. Allora, una volta messi i cipollotti a rosolare, arrivati a metà cottura, aggiungiamo pure il nostro guanciale e lo facciamo sudare con calma. C'è Gaetano Spinosa che ci saluta dalla Nuova Zelanda. Hola, ciao Gaetano, Nuova Zelanda, uno dei paesi che più mi affascina. Prima o poi ci giovani. È collegata anche la cuginetta americana. Yeah, Tina. Tina. Ciao cara Tina, la mia cara cugina Tina che vive a New York. C'è ancora Don Salvatore che dice un bello rigatono, va bene? Va benissimo, Don Salvatore, voi, figuratevi voi che siete un cultore di queste cose, ci sta benissimo il rigatone, Don Salvatore. Marco Cammarota dice con quale ingrediente massaggiare la carne? Con la sugna. Pelle bella liscia, naturale. Ecco, una volta che si sono ben appassite la pancetta con le cipolle, mettiamo il nostro chilo di piselli sgusciati. Intanto facciamo gli auguri al piccolo Domenico che oggi compie 6 mesi. Ciao Domenica, auguri. Anche a papà Antonio e mamma Marianna. Ciao Antonio, ciao Marianna. Tanti carissimi auguri a Domenico. Eccolo qua, e lo facciamo andare con calma. Mettiamolo Giuseppe da questa parte. Balestrino dice stamattina stai fresco. Sì, grazie. È fresco, voglio ora. Allora, passiamo alla nostra besciamella. Burro, io la faccio con pochissima farina. Allora, 50 grammi di burro, 50 grammi di farina per litro di latte. Mettiamoli qua questi, poi li facciamo dopo. Adesso mi serve il fuoco così vi mostro la besciamella. Iniziamo a fondere il burro. Lo fate fondere senza farlo bruciare. Bello piano piano, Mauro facciamolo Monica qua. Giacco ci sta salutando. Ciao Mauro, mettiamo qua che è la fiamma più forte, il burro da quest'altra che è più delicata. Vi raccomando, besciamella, non andate di fretta, tutto va fatto con calma. Ancora Carmelina Bruno che dice, Chef, dopo questa bomba, dal lunedì facciamo lezioni di Esattamente, verdure. bravissima. Mi hai letto nel pezzo, Carmelina. Io per primo, ecco qua, una volta che si è fuso, ma non bruciato il burro, prendiamo i nostri 100 di farina, che l'ho setacciata, e passiamo poco sotto e la andiamo a stemperare poco alla volta, cercando di rimanere pochissimi grumi. Grumi non ce ne devono rimanere. Per questo voi il sistema per
per non far rimanere grumi, mettetene poco alla volta e stemperate la farina nel grasso. Una volta che se l'è presa, ne aggiungete un altro po'. Vedete, molto semplice. Mi raccomando. C'è Paola Sweet Maremma che dice: ciao chef, ho la pastiera in forno, mamma mia che profumo. Fammi sapere pure, ciao, fammi sapere pure il sapore, mi raccomando. Una volta che avete fatto questa base, questo è il passaggio fondamentale per quanto riguarda la besciamella. Pochissimo latte, guardate, pochissimo. Pochissimo, guardate, pochissimo. E lo andate a stemperare nella cremina. Vedete? Se lo assorbe subito. E fate lo stesso lavoro fin quando non avrà una consistenza fluida che potrete amalgamare i due composti. Vedete? C'è Sara che dice: buongiornissimo, pastiera fatta e torta in preparazione. Sara da San Salvatore. Sta bene. E questi due qua ti stai organizzando per domani? Sara? Allora, stemperiamo sempre il latte poco alla volta, mi raccomando, poco alla volta, non diate pressa, la cucina, come vi dico sempre, è con calma. Loredana Imperiale. Vedete? Dice: ci stai stemperate. Vedete? Che dice Loredana? Ci stai sollevando il morale in questi giorni pesanti, quando tutto finirà speriamo presto di speriamo presto, ci mancherete. Grazie, buona Pasqua. Grazie da Roma. Grazie Loredana. Vedi che Roma-Napoli sono 50 minuti di freccia rossa. Loredana, non è che siamo in America. Ci possiamo comunque vedere. Giovanni Don Anselmo d'Apice ci manda tanti, tanti, tanti baci. Il mio caro amico Giovanni Don Anselmo, bandiera della cucina italiana. Mo c'era lui mazzato in cavaglio olandese, perché non è che ci stanno piacendo tanto. Mi raccomando. Sempre vedete. Teresa Vitolo dice: ciao Teresa, ci siete mancati tantissimo, un bacio forte forte. Teresa, la mia carissima Teresa, vedete una frusta, vedete, e la raffinate. È importantissimo questo passaggio. Non mettete tutto assieme perché altrimenti perdete solo la papoggia. Chicca cartoncino, sì, dice: è diventato un appuntamento imperdibile, ho rifatto lo sgombro, la brisée, la pastiera, le scarole attaccate, mi hanno fatto tornare indietro nel tempo. Benissimo, mi fa piacere, grazie, grazie per la fiducia. Vedete, una volta che è arrivata questa cosa, il suo colesterolo, perché altrimenti non mi fai cucinare neanche a me, pure io col colesterolo non so. Ma io dico sempre, comunque, la prima cosa che fa male alla salute è l'aria, è tutto quello che c'è attorno. I pisellini stanno rosolando per bene, prendiamo. C'è Piermarco Raniero che dice: queste lezioni di cucina sono... Ah no, perfetto. Okay. Come ben sapete, noi con i nostri potentissimi comunicazione ogni tanto succedono tutte cose, ma è il bello della diretta, è il bello del tutto naturale e genuino, perché quello così è. Eccolo qua. C'è Gianni De Gennaro, ciao Gianni, dice: tu e papà siete davvero stupendi. Il nostro grandissimo e carissimo amico fotografo. Sì sì, ciao Gianni, sei un grande. Ernesto. Davvero, si, i capricci. Si accavalca un'altra diretta con la nostra. No, no, ecco, è ripartito. Bene. Ci scusiamo però. No, lo so, purtroppo ci dispiace, ma ve l'abbiamo detto com'è la situazione. Vedete? Mi raccomando, la besciamella è una salsa eccezionale, però basta piccolissime accortezze per farla come Dio comanda. Altrimenti quella cosa tutta azzeccata. È ripartito. È ripartito? Sì. Beh, allora, aggiungiamo un altro goccino d'acqua.
ai nostri e li facciamo andare. Invece la bechamel al primo bollore spegniamo e saprì, è pronta anche lei. Un po' di sale. Dice Tina, ciao, sei il numero uno e mi fai crescere di 10 kg. Ehi Tina, non ci pensare, cara cuginetta. Ok, ci risiamo. Ok, adesso non ti devi demoralizzare, non ti preoccupare, non è successo niente, è tutto normale. Allora, vi spiegavo, la besciamella deve essere così liquida perché quando inizierà a raffreddarsi si rapprende e diventa compatta. Se la fate già compatta, quando si raffredda diventa un mattone. Per questo, quelle dosi che vi ho dato rispettate perché secondo me sono importantissime. Ecco qua, l'abbiamo regolato con sale, pepe e noce moscata. I pisellini stanno andando. Dobbiamo fare ancora un altro passaggio e poi mettiamo giù la pasta. Togliamo qua, io purtroppo ho tutti i fornelli impegnati con tutte queste cose sopra e per questo devo spostare in continuazione. Mettiamo la padella antiaderente, l'olio degli amici di San Leucio che è buonissimo. Ecco qua. C'è Salvatore Annunziata che dice sono qui, dopo faccio. Qua abbiamo metà manzo e metà maiale, come vi dicevo. Lo sbricioliamo un poco. C'è Giuseppe Balestrino che dice vai, che tanto stiamo sempre qua. Ecco, è l'unica cosa che non ci manca. È inutile andare di credito che se nessuno può fare niente. Per questo non è colpa nostra, mi dispiace, ma purtroppo che se lo so, mille, poi mi arrivano un sacco di messaggi, di consigli e tutte queste cose qua. Abbiamo tentato un tecnico e non era disponibile di venire. Poi in verità in questa situazione non vedo neanche il bisogno di far venire tecnici per fare questo, perché questo non è il mio lavoro. È un mio grandissimo piacere e divertimento che condivido con voi e ci stanno tutti gli amici con me. Altrimenti diventa un impegno che io poi ci porterebbe a stressarmi. Io non voglio assolutamente stressarmi, è una cosa che la voglio fare come la stiamo facendo solo per il grandissimo piacere di farle, di mostrarvi alcune piccole segreti. Ecco qua. Allora, chiedono le dosi della farina per la besciamella, Laura. Allora, Laura, è tutto scritto sulla nostra pagina. Comunque, 50 grammi di burro per 50 grammi di farina per 1 litro di latte. Sale, pepe, noce moscata quanto basta. Questa è la mia per avere, eccola qua, una besciamella. Quando la andiamo a montare vi faccio vedere che è. Poi da questa besciamella voi potete fare mille cose perché ci aggiungete non tutta, in tutta la besciamella, fate un quarto di besciamella e ci mettete pochissimo sale e poi ci allungate 200 grammi di parmigiano grattugiato e ce lo fate fondere, fate tipo una fonduta di parmigiano che è straordinaria. Questa cosa di qualsiasi altro formaggio avete in casa. C'è Daniela Amato che dice ci state facendo un grande regalo della qualità del video, Grazie. me ne frego. Esatto, per me. La filosofia di... C'è Fortuna Casella che ci saluta. Ciao Fortuna, eccolo. Federico Garofalo che dice chef, voglio un saluto da te. Ciao carissimo Federico Garofalo, come stai e da dove ti iscrivi? Digi. Ecco qua, ho aggiunto un poco di sale, un po' di pepe. Mi raccomando, uno dei primi regali che vi dovete fare se non lo tenete è il mulinello per il pepe, come questo, ma ce ne sono in mille tipologie. E quando mettete il pepe, metteteci un po' di pepe da mulinella, è tutta un'altra cosa, pepe macinato, chi non lo faccia.
c'è Giovanni Don Anselmo che dice: questo appuntamento, quando si ritorna alla normalità, sarebbe bello continuarlo, un live una volta al mese. Cosa ne pensi, Peppe? Sì, Giovanni, hai ragione, ci stiamo organizzando, penso che faremo uno o due video ricette al mese sicuramente. Non vi abbandonerò e poi dovremo sempre organizzare questa cosa di tutti quelli che mi sento del grande giorno dell'abbraccio. Ecco qua. Allora, una volta che la carne si è asciugata dei suoi liquidi, bagniamo con un po' di vino bianco. C'è Angelo Castellano, dice: saluti da Monte Chiaro, mi panzo, mi sostanzo. Ciao Angelo, Monte Chiaro, che posto fantastico. C'è Marisa Di Stefano che dice: bullimma nonno, no a te. Hai ragione. Una nonno va a buio, è solo chi la sopporta, questo è chi la sopporta, che è insopportabile per i suoi veneranti quasi 90 anni. C'è Angela Di Marino che dice: una rosa, e tutte le rose tengono le spine, e questo è il mio vecchio. C'è Angela Di Marino che chiede: per il macinato papà ha messo solo olio e poi a soffriggere? Solo olio e poi a soffriggere. Potrei metterci anche il fondo che vi fece vedere, siete carote e cipolle, per caricare ancora più di sapore, ma i sapori già ce ne sono parecchi qua dentro, per questo è inutile caricare ancora di altri sapori. Paolo Gilardi ci saluta e ci fa tanti auguri. Buonissima. Ancora Domenico Villano, grazie per aver nominato il nostro olio. Grazie e saluti. E figurami, quando la cosa merita, merita. Vi dico, tutte le cose che vi propongo, io non sono uno sponsor, però ho avuto modo di provare questi prodotti, mi sono piaciuti e come vi dico sempre, dobbiamo valorizzare il nostro made in Italy, non dobbiamo avere non dobbiamo essere egoisti per questo, quando è buono, va valorizzato e vanno premiati e vanno aiutati chi fa qualità. Emanuele Caporasso dice: ma dopo Pasqua sarai ancora in diretta? Ormai sei l'amico con cui si prende un buon caffè e si sorride sempre. Ti ringrazio. Ho notato che ti sei sporcato la camicia dietro, prima che ce lo dicano, l'ho notato io, dietro la spalla. Va bene. Anche questo campo. Bene, i passaggi sono chiarissimi. Piselli, un poco di sugno, un poco di olio, potete mettere un poco di burro, un poco di olio, potete mettere solo olio. Cipollotto, fate rosolare un paio di minuti, poi aggiungete il guanciale, altri due minuti, aggiungete i piselli, fate rosolare un paio di minuti, aggiungete acqua e li portate a cottura. Potete mettere pure, aggiungere pure brodo vegetale, però acqua, subito facile perché i sapori ce ne stanno e ce ne stanno. Per quanto riguarda la carne, abbiamo messo a rosolare un filo d'olio extravergine di due tagli, una volta che si è asciugati i liquidi naturali, regolati di sale e pepe, bagnati di vino bianco, appena evaporati di vino bianco, messo da parte. Bechamel, facciamo fondere delicatamente il burro, poi a poco alla volta facciamo incorporare la farina e poi a poco alla volta facciamo incorporare il latte caldo, fino a che i due composti non sono quasi simili di densità, si aggiungono e si portano a bollore. Si regola di sale, pepe e noce moscata secondo quantità, come piace a voi, potete pure caricare di pepe, di noce moscata, a me per esempio la noce moscata piace moltissimo, per questo la metto e mi piace già mettere. Allora. Ci stanno avvisando e dicono la risoluzione da cellulare è migliore rispetto da PC, quindi consigliamo di seguirci da smartphone. Ah, da smartphone, sì. E poi c'è ancora Giuseppe D'Antuono che dice: Giovanni Don Anselmo è un suo compaesano. Sì, sì, lo conosci, non mi dire che lo conosci a Don Anselmo, Giuseppe. Lo conosci? Sai che stiamo organizzando, ho degli amici in Olanda e mo con Giovanni stiamo organizzando una sorpresa, una devozione, gli faremo una sorpresa a questi amici che vivono su un barcone nei canali lì, arriverà Giovanni di sabato sera appena sarà possibile fare questa cosa con tutto il kit e gli farà sta devozione ed è un mio regalo che gli mando da Napoli e li farà sicuramente rimanere di stucco. Bene, andiamo avanti.
ho messo un attimo il coperchio sopra perché sennò l'acqua caramolla. Ruoto, mi dispiace, questo ho trovato tutto ammaccato, ma va bene lo stesso. Se ce l'avete lo usate, altrimenti prendete un ruoto qualsiasi, al centro ci potete mettere qualsiasi cosa di metallo che può andare al forno, rivestita di carta da forno, rivestita di carta da forno o di carta argentata, e create questo buco in mezzo. Se non lo tenete, un giorno mattina non succede niente, meno buono lo stesso, non vi preoccupate, non è detto che si inizia questo buco meno buono sformato. C'è Maria Caso che mi saluta, ciao Maria, e spera di conoscermi presto, sarà un piacere. Ciao Maria, Maria Caso è un cognome vicano, sei vicano, eh? Eccolo qua. Questo è per fare lo sformato. Poi chi ha difficoltà a procurarsi stampe, contrastampe, tutto questo, anche la classica e umile vaschetta di alluminio useggetta viene unta di sugo di burro, e con questo facciamo la crostata, perché è molto più bassa, è molto più crosta ed è molto interessante anche questo qua come formato. Io ho preso tutte e due tanto per farvi rendere conto che è buono che è, che non dovete avere nessun problema che se non avete lo stampo non potete fare questa cosa. C'è il figlio di Francesco Salanitri che ha 7 anni e dice che aveva in programma gli spaghetti burrarici, però dopo la devozione pretende quella. Esattamente, lui è un grande buon gustaio, perché la devozione mette a posti tutte ed è come la Cassazione, io dico, andiamo alla devozione tutti in silenzio. C'è Francesco Rossini che ci ringrazia per le ricette, ci augura una buona Pasqua da Firenze. Grazie Francesco, tanti auguri anche a te. Allora, una volta infarinati, ecco qua, l'acqua bolle, mettiamo giù. Allora, non avevo molta pasta a disposizione dello stesso tipo, per questo metto prima giù dei mezzanelli, ma voi potete fare solo con un tipo di pasta, solo io avevo giusto mezzo chilo di questo, ma dato che ne voglio fare sempre due, perché anzi, il nostro morte fanne sempre uia, ci ho allungato due mezzanelli che hanno due minuti in più di cottura della tagliatellina, e poi ci aggiungiamo la tagliatellina. Perché questo? Primo, perché non tenevo altro tipo, non tenevo lo stesso tipo di pasta e non vedo perché non metterci un altro tipo di pasta. L'importante è fare attenzione alla cottura, e nello stesso momento, secondo me, da una nota importante al piatto, e cioè da più morbidezza, perché andremo a mettere, come da pizza di maccarone, andremo a mettere della pasta bucata, così nel timballo e nella crostata non sarà solo ammassata, ma sarà ammassata con dei tipo di tubi che ci passa l'aria dentro, per questo è più molleggiata, e secondo me è meglio. Allora, Ernesto dice: il Peppe Guidadei è partito con spaghetti risottati, pastiere e tortani, un bombardamento di bontà. Sì, sì, una serie bombe. Sì, allora, andiamo avanti. Intanto teniamo tutto a disposizione per completare. Dobbiamo solo cuocere la pasta, che la teniamo bella al dente. Iniziamo a prendere, no, allora questa qua la cottura, giusto un altro minutino, e vabbè, allora ricapitoliamo un poco. Ruoti, quello che tenete, se tenete quel col buco va bene, se non lo tenete va benissimo lo stesso, usate questa, una vaschetta usa e getta, e fate una crostata. Se non tenete questa, potete prendere una teglia bassa di ceramica da forno. Mettete la rovolita, voi viene buono se comunque viene buono, perché l'importante è quello che ci mettiamo, non la forma. Poi se ci sta pure la forma, viene meglio ancora. Per questo non disperate se avete problemi. Ecco, sono passati più o meno 2 minuti e andiamo a mettere giù la nostra tagliatella. Io uso sempre in questo caso, voi sapete, di Martino Pastificio dei Campi, perché sono le paste che io utilizzo sempre, ma ovviamente
e che vi consiglio, ma ovviamente voi potete usare quello che avete a disposizione a casa, mi raccomando, prima di andare a fare spese, di uscire, allora, pensateci 10 volte, prima se potete farne a meno di uscire è meglio sicuramente, se poi proprio dovete uscire, beh, altrimenti guardate bene che con un momento di riflessione sicuramente ha parato qualcosa per cucinare, così fate economie, piatti simpatici e non nascite, che è la cosa più importante che dobbiamo fare in questo momento. Eccoci qua. Tanto c'è Giuseppe Sardella che dice... Sardella, sì. Se ti vedono in asso cucinare vestito in quel modo ti arrestano, almeno copriti la testa. E che cazzo, wow! Allora, caro Giuseppe, mamma, scusami la franchezza perché a me mi è riconosciuto sta cosa. Prima cosa, sono a casa mia. Seconda cosa, se non ti va, cambia. Se non ti va di guardarmi, cambia. Io sto cucinando a casa mia e ci so come mi pare. Non sono al ristorante aperto per la gente. Poi non sono i capelli e la barba che fa la differenza. La differenza della pulizia e dell'igiene si fa nei locali. Allora ci stanno nezzi che ci camminano con i stivali di gomma dentro. Per questo, caro Giuseppe, secondo me hai fatto solo un'uscita di cattivo gusto. Mamma, intanto gli auguriamo anche buona Pasqua. E comunque buona Pasqua, cagna canale, senta a me, non ti posso fare, Giuseppe. Allora... Dice Giuseppe D'Antuono che lo conosce, Don Anselmo. Ah sì? Allora appena viene da Lovano veniamo lì a prendere un caffè anche con lui. Poi Francesco Napolitano che chiede, il ragù di costine per 5 ore restano nel sugo? Sì sì. Bello, deve pippiare delicatamente. Francesco, ti posso garantire, ovviamente di tutto quello che vi dico è tutta una mia filosofia di cucina. Voi sapete, sono un autodidatta, non ho avuto nessun grande chef dove ho attinto, è solo farina del mio sacco, ricerca, grande passione e grandissimo sacrificio. Per questo, quello che vi dico sono i miei pensieri. Secondo me il ragù con le costine di maiale sole è una cosa buonissima. Ovviamente si può fare come vuole la tradizione, con tutti i tagli di carne, pezzi di carne e tutto, ma a me... Quando si tratta di ragù, io lo preferisco solo con tracche, perché poi metticene due in più di tracche, perché poi Francesco, quando hai condito la pasta con quel ragù, dopo tu devi mettere annanzi mesa caccavelle di tracche e te la devi mangiare perché ti arregli. Ovviamente non è che te li puoi mangiare tutti i giorni, ma quella volta ogni tanto che decidi che tu vuoi bene e ti devi mangiare una cosa proprio che ti soddisfi l'anima, fai così e fidati di me che ti faccio dire che non rimarrai sicuramente deluso. Intanto ci saluta Luigi Russo. Ciao Luigi. Saluti alla nonna e buona Pasqua a tutti. Grazie mille, grazie, grazie. Allora. Dice Giuseppe Balestrino, se domani il menù non piace li mando da voi per le lamentele. Sì, sì, mando tutto a me. Mi raccomando, mandale a me, ma guarda Giuseppe. E poi non... ci dice anche che vi ci inonderà di tag. Ah. Benissimo, taggateci di tutto quello che mettete a tavola, della vostra tavola preparata di Pasqua. Domani, per esempio, un'altra cosa importante, voi per antipasto fate il tortano, un po' di ricotta salata se la trovate, altrimenti ricotta vaccino, va bene. Se avete problemi a trovarla, non ce la mettete, va bene lo stesso. Un buon formaggio, un buon salame, qualche uova sodo, poi che cosa? Due fave, e questo deve essere l'antipasto, mi raccomando, perché il tortano è bello sostanzioso. Non mangiate troppe cose, perché dopo le cose buone le tenete dopo. E come sempre capita, a prima fame si mangiano queste cose e poi uno rallenta sul meglio. Per questo mangiatevi solo queste cose qua. Poi dopo vi mangiate una bella fetta di tagliolino, di sformato, questa cosa qua. Poi la carne con le patate, le cipolle e qualche altro contorno che potete fare, un carciofo come vi ho fatto vedere con le patate, o arrosto, o fritte, tutte cose. E poi ci sta la pastiera, tortanetto, uova di Pasqua e tutte queste cose qua.
cerchiamo di mangiare senza esagerare e far rimanere non so che cosa. Ancora diceva Giuseppe, che è molto simpatico, ha fatto timballe pasta con e prese d'aria, tutta a norma di legge. Esattamente, esattamente, le prese d'aria. Hai detto giusto, e quello è perfetto. Quando lo mangi non trovi una cosa ammassata, ma trovi una cosa bella ammoleggiata. Allora, vedete la bechamel com'è bella fine? Guardate. Questa qua, dato che la pasta la andiamo a togliere bella cruda, questa qua deve idratare la pasta. La pasta ci deve cuocere dentro, per questo deve essere bella sugosa, altrimenti la mangiate in un mattone. Mi raccomando, seguite questi piccoli consigli. Poi se sbaglio, se non vi trovate con le cose che dico io quando mangerete questa cosa, allora la prossima volta me lo dite e fate a modo vostro. Scoliamo la pasta, vedete? È bella al dente ancora, è importantissima questa cosa, bella al dente, perché poi la pasta si cuocerà nella bechamel. Eccola qua, scolatela bene, mi raccomando, è importantissima la scolata, che la scolate bene, togliete tutto l'acqua di cottura, perché non deve essere lavata in acqua, ma deve essere sugosa di bechamel. Mi raccomando, scolatela bene, vedete, io la sto scolando con il ragno e poi la sto mettendo pure nel colapasta. Poi dal colapasta, ecco qua, togliamo questo da qua, facciamo un po' di spazio, mettiamoci qua così vedete meglio. C'è la nostra Milady che ci saluta e dice una carezza pure al piccolo Timothy. Ciao Milady, grazie per il piacere, per il mio fantastico Timothy. Vedete, deve essere bella asciutta. E mettiamo, guardate qua, metti qua Rossella delle camere. Guardate cos'è. E da, dite la verità, guardate. Vedete, già così, perché è troppo bene. Guarda. C'è Antonella Messina che ha mandato un messaggio simpaticissimo: non ti arrabbiare chef, che la tasaglia a pressione e io sto chiusa fino a martedì. Antonella, ma quando ci vuoi, possibile mai che facciamo anche in queste situazioni, sappiamo chi sta parlando a bacanti, non lo so. Aggiungiamo i piselli, guardate bene che sta succedendo, state guardando? Casa c'è una bomba atomica, non è più una bomba. C'è Sergio da Cassino che ci manda un abbraccio, ci augura. Sergio. Ciao Sergio. Da Cassino, ciao. Aggiungiamo la nostra carne con il sughetto. Dice che lo facciamo sentire a casa nostra. Grazie mille, grazie. Guardate qua, per favore, voi state guardando che sta succedendo. Guardate qua, ci sta un profumo che è straordinario. C'è Giuseppe Antonio Palmentieri che dice: Peppe Guida può cucinare anche in mutande, va buono stesso. Ale, Giuseppe? Antonio Palmentieri. Grazie mille per il complimento, ma in mutande non sono tanto bella, la verità. La panza si vede come che si vede. È meglio che evitiamo questa tortura. Allora, parmigiano, ho messo un altro giro di pepe. Guardate qua, ditemi la verità, che cos'è? Questo qua, ma vi dico un piccolissimo segretuccio. Aspettatemi un attimo, vaga con tutta la canone. Intanto io leggo il messaggio di Andrea Cagliazzo che dice: chef, sei fortissimo e oltre a farci consulà ci tieni anche compagnia, alla faccia delle critiche inutili. Grazie, grazie mille. Allora, manco un pizzico di sale. Michele Mazzola ci augura buona Pasqua, anche Alberto Silvestri. Grazie, grazie Michele, grazie pure a te e famiglia. Parmigiano, fatela bella, saporita, metteteci tutto quello che tenete a mettere. E mangiatevi, grazie a Dio. Mi Beatrice raccomando. Favesi, buona Pasqua anche a lei, signora Beatrice. Grazie, tanti auguri. E c'è anche Biagio Fanara che ci segue, ciao Bia! Biagio? Sì. Ciao caro Biagio.
ci mancano le nostre grandi battaglie. Dici E la ci manca verità. Pina Ci soprattutto. manca la pina. La La pina. pina. Allora, prendiamo. Vi Filomena dicevo. Puzzo che ci saluta da Bonea. Ciao Filomena, Bonea è una frazione proprio attaccata a noi, siamo a 200 metri, diciamo così, non di più. Angelo Galliero dice: i suoi pensieri sono la Cassazione. Grazie mille, sei gentilissimo, E Angelo. Maria Rosaria Palma che dice: Peppe, ormai fate parte integrante delle nostre famiglie. Ah, boh, grazie, ci emozionate. E va bene, allora volevo il piccolo segretuccio che vi dicevo. Questa qua, se la mettete qua, Timothy zitto, se la mettete qua, la premete bene, la compattate bene, la mettete in frigo. O addirittura la mettete pure un'oretta, ma non molto tempo, giusto un'oretta in congelatore. Poi la tirate fuori, la tagliate con una forbice, lo stampo, e con un coltello, con un tagliapasta formate delle frittatine. Coltello fate rettangolare, non fate sfrido, col tagliapasta fate qualche sfrido in più. E fate la frittatina di pasta, che è una bomba, che è uno dei piatti dello street food napoletano più ricercati. Avete capito? Una volta fatte questa cosa, le passate. Farina, uovo battuto e pane grattugiato, le friggete queste frittatine. E vi dico che fate una bomba atomica. Buonissime. C'è Alfredo e Provatele. Zia Terry Ciuciù che ci salutano, ci state facendo arrecrea. Carissimi, ciao Alfredo, Alfredo carissimo, ciao Terry. Un grandissimo abbraccio. Eccola qua, sistemate un poco sul fondo la pasta e la battete un poco. Mettiamo al centro, la metto solo al centro la mozzarella, perché? Perché se va vicino ai bordi, se la mischiamo dentro e va vicino ai bordi, rischiate che si attacca durante la cottura e quando lo tirate fuori, rischiate che si attacca e si romba. Eccola qua. Comunque volevo dirti che abbiamo soltanto 4 minuti. Lo sa che facciamo? Ok, Diciamo, Rossella, allora come sì, per problemi soltanto di logistici, interromperemo questa diretta e poi la riprenderemo tra 5 no, minuti. no, 5 minuti, perché? Interrompe e la riprendi fra 30 secondi. Ah, ok. Allora, aspetta. Allora puoi interrompere adesso, io mi Sì, fermo allora qua. Ok, ci allora vediamo. interrompiamo 30 secondi e ritorniamo, scusateci.